In un mercato dove il phablet, i 5.5 pollici, sono un po' il mainstream dei top gamma, Gigaset AIFA 2015 presenta uno smartphone top gamma ma da 5 pollici in metallo, Gorilla Glass davanti, Gorilla Glass dietro, bianco, nero e anche un altro colore che adesso non mi ricordo, però veramente molto carino perché abbiamo un 5 pollici Full HD, in un guscio, come detto, completamente in alluminio, completamente non unibody ma comunque completamente non apribile, quindi non si può sostituire la batteria, e uno Snapdragon 810 alimentato da 3000 mAh con 16 GB a bordo di memoria, lettore di impronte posteriori, una fotocamera da 16 megapixel con doppio flash LED e altri sensori dall'altro lato. Nella parte sul lato destro abbiamo il slot per dual SIM LTE, accensione e spegnimento, anche qua come tutti i modelli della gamma Mi abbiamo il jack type tipo C, una cassa e un altoparlante, scusate il microfono, bilanciere del volume, sempre il nostro infrarossi e il jack da 3,5 mm, ma qui il display, essendo più piccolo, permette di avere una maneggevolezza decisamente superiore. Vi faccio vedere, magari affiancato proprio a un Galaxy S6, come vedete praticamente la dimensione è esattamente la stessa, anche in larghezza abbiamo praticamente la stessa dimensione, forse un paio di millimetri più stretto il Gigaset, che vanta tra l'altro nella parte anteriore anche una fotocamera da 8 megapixel. Uscita anche questo intorno a novembre, prezzo in Italia di 469 euro. Esiste praticamente lo stesso modello anche in versione Pure, ovvero una versione che ha le stesse caratteristiche generali di base ma uno Snapdragon 615 a bordo con un prezzo di 349 euro. Magari ho fatto qualche piccolo errore, ma è stata presentata proprio adesso tutta la gamma Gigaset Mi. Come vedete l'esperienza utente è Android Lollipop 5.1.1, ci sono una serie di impostazioni modificate, comunque andiamo a controllare lo storage, ma in realtà avevo detto giusto all'inizio è 32 GB anche per questo, mentre è 16 per il modello Pure, e come vedete comunque l'interfaccia si muove abbastanza bene. Ricordiamo che comunque questo prodotto è un prodotto demo, è un prodotto comunque non definitivo, e quindi vedremo da qui a novembre sicuramente qualche novità anche da un punto di vista software. Con Gigaset è tutto qui da IFA, appuntamento domani con altri prodotti e altre anteprime. Ciao ciao!